C'era una volta uno scoiattolo che si chiamava Squee, che non sapeva arrampicarsi sugli alberi, e allora la mamma decise di mandarlo a scuola. Oh no! Squee, devi andare a scuola perché sennò non impari niente. A scuola lo scoiattolo trova come compagno un pinguino che si chiamava Pingu. Io sono Pingu, il compagno di Squee. Gli altri suoi compagni erano lo gnomo, l'orso, il coniglio, il lupo mannaro. Lì vicino c'era un'altra scuola, una scuola di sirene, che si chiamavano Eliabetta, Marina, Nina, Ariam, Flora, Trilli, Bibi, Ena, Luisilla. Un giorno i compagni dello scoiattolo dissero alle sirene: volete venire a trovarci nella nostra scuola? Ma le sirene risposero: noi non possiamo perché non abbiamo le gambe. Noi non possiamo venire perché non abbiamo le gambe. Ma noi non possiamo perché non abbiamo le gambe. No, perché non ci abbiamo le gambe. Noi non possiamo venire perché tanto non ci abbiamo le gambe. Queste sirene chiacchieravano sempre tra loro e si raccontavano i segreti. Sai, Elisabetta, che una nostra amica si è sposata con un principe? Un giorno tutti i bambini guardarono in cielo e videro una fata. La maestra disse che le fate realizzano i desideri dei bambini. Allora tutti i bambini espressero un desiderio. Il desiderio è di essere una piccola strega buona a scuola di magie. Il disegno rappresenta una strega con il suo armadio e il cappello per terra, che si è appena spogliata e si è messa i vestiti normali perché stava venendo sul sole, era l'alba. Il desiderio di vivere in montagna. Ci sono delle montagne, un prato, due fiori e il sole. Di vivere in un'isola piena di animali. Questa isola è piena di animali. Questo è un granchio, questa è una tartaruga, questo è un ippopotamo, questo è un serpente, queste sono tante palme e qui c'è tutto il mare. E io vorrei tanto stare su questa isola perché è piena di animali. Che fra poco
avrò una casa nuova e mi comprerò un cane. Essere in una spiaggetta a giocare con un topolino. C'è un sole, un topolino, una palma e una nuvoletta. Il desiderio della foglia, perché non caderebbero le foglie. La ghianda che negli alberi che crescono in tutti gli alberi, le ghiande. Il fiore che ce ne sono tanti. Che i gatti non mangiano i topi. Di, indica bene. Allora, questa è la fata che arriva dallo gnomo e lo gnomo esprime il suo desiderio. Qual è il desiderio? Dove sei? Dobbiamo ancora inventarcelo. Ma da un'altra parte del bosco c'era un mago che impediva alla fata di realizzare i desideri dei bambini. Il mago abitava in questa casa. A guardia della casa c'è un drago. E questa è la casa del mago. Qui c'è il bagno. Il bagno. Qua c'è il bagno. Questo è il water. Qui c'è la vasca da bagno e qua il bidet. Qua c'è il salotto. Sì. Qui c'è una panchina, un cuscino che fa da appoggiapiedi. Qua c'è la poltrona. Benissimo. Qua c'è il corridoio dove c'è il mago. Qua c'è il tavolo, qui c'è la brioche, il suo panino, gli altri panini e qua la sedia. Qua si va in giardino e c'è una panchina. Qua c'è il ripostiglio dove ci sono i suoi... una sua invenzione che lui chiama che sia dice che sono sci. Qui sono sci. Sci. Aha. Qui c'è il letto del mago. Qua qui c'è la sua anguilla e questo è il suo letto. Allora tutti gli animali andarono a combattere il mago e ci vanno in carrozza. Tornando a scuola, disegnarono sulle pareti l'avventura.